La famiglia e la comunità di appartenenza costituiscono soprattutto al sud il contesto principale di riferimento per la maggior parte degli individui. Un approccio adeguato alla famiglia deve curare in modo integrato gli aspetti sociali e quelli sanitari. Questo è il principio sfidante che ispira il programma di adozione sociale attuato dal Comune di Napoli e dall'ASL Napoli 1. 300 famiglie problematiche con figli da 0 a 3 anni sono seguite da equipe multispecialistiche che elaborano interventi mirati sui singoli casi. Il Comune di Napoli cerca di dare una risposta complessiva, innanzitutto i servizi di tutoraggio, servizi di affiancamento, di orientamento, servizi di mediazione quando c'è una necessità di accompagnare la coppia che arriva a un momento di crisi, anche servizi di accompagnamento alla separazione. L'obiettivo del futuro è di allargare gradualmente la tutela sociosanitaria alle famiglie con figli fino a 12 anni. Un obiettivo in parte penalizzato dai tagli di risorse imposti dal governo, che saranno fronteggiati con una razionale messa a sistema delle forze istituzionali. Un approccio sociosanitario ci consente di fare economie, ma soprattutto di offrire alle persone esattamente quello di cui hanno bisogno in maniera assolutamente coordinata. E le politiche che noi abbiamo progettato devono servire e valere sia per le famiglie che hanno una cittadinanza piena, sia per le famiglie immigrate. Progettiamo interventi e politiche già di seconda, di terza generazione per gli immigrati. I risultati dell'esperienza sull'adozione sociale sono stati raccolti in uno studio analitico presentato ieri nella sala giunta del Comune di Napoli.